Grande Fratello senza sponsor. Barbara D'Urso spegne tutto? Nella casa del Grande Fratello gli sponsor prendono le distanze dal programma. Grossi guai per il Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso. Dopo le innumerevoli segnalazioni da parte del Moige e di tutti i telespettatori che seguono reality da casa, i grandi colossi partner commerciali del programma, iniziano a prendere le distanze. La lista delle aziende che si dissociano in maniera decisa dal comportamento dei concorrenti della casa si allunga. È notizia di ieri il termine del rapporto commerciale tra Endemol e Bella Oggi, noto marchio del ramo cosmetica. A ruota è toccato anche al salumificio Salumi Beretta che in un comunicato conferma l'allontanamento dal reality. Gli sponsor del Grande Fratello fuggono. L'ultimo della lista ad abbandonare il reality Mediaset è lo sponsor Aran Cucine che, tramite social, rende noto di non condividere nella maniera più assoluta i fatti accaduti all'interno della casa del Grande Fratello. Anzi la violenza va condannata senza se e senza ma. Prima di abbandonare il programma comunque attenderà l'evolversi della situazione. Infatti la produzione ha dato un ultimatum ai ragazzi all'interno della casa per far abbassare i toni e rendere il programma fruibile a tutte le fasce di età. Dopo l'uscita di Aida Nizar, si pensava che il comportamento dei concorrenti sarebbe migliorato. Ma così non è stato. Immediata è scattata la ricerca del branco di un nuovo capro espiatorio. Per questa settimana, a quanto pare, sarà Mariano Falace a dover subire le angherie e le provocazioni del resto del gruppo. La modella, già in nomination, ha avuto modo di scontrarsi con Lucia Bramieri e Luigi Favoloso uscendone sempre sconfitta. Fatale l'entrata di Patrizia Bonetti nella puntata serale dove è stato rivelato il suo inganno nei confronti dei suoi compagni di viaggio. I ragazzi infatti, seguendo tutto in diretta, le hanno subito voltato le spalle. Quello che nelle settimane scorse ha permesso a Barbara D'Urso di avere picchi di audience come non si vedevano da quasi un decennio, non è stato ben visto da molte realtà professionali. Inutile dire che, senza questi sponsor, il programma rischia uno stop immediato. La produzione si sta attivando per riallacciare i rapporti commerciali con altre aziende disposte a sostenere il reality. Mai, nella storia del Grande Fratello, era accaduto un fatto così eclatante. Aspettiamo di vedere se qualcuno continuerà a sponsorizzare ancora lo spettacolo che, anche se seguito da molti, sta indignando tutta l'Italia.